Ciao a tutti amici di Player Inside, benvenuti in una puntata del News Wallet. Stavolta l'ho buttata troppo sbrigativa. L'ho buttata così. E ho capito, ma io ancora stavo facendo i miei gesti da bimbo minchia. Scusami, allora dovevo fare ancora così, poi il gesto dell'ombrello. Poi questa giù di bestemmiare. Capriola mortale, spaccamento di telecamera, di luci, di tutto. Ed era l'introduzione. Me l'hai rovinata. Giù di bestemmioni. Non lo posso fare più, l'avrei fatto un carpiato verso la telecamera. Non lo posso fare più. Ciao a tutti e benvenuti al News LOL, ragazzi. Cacchio stai facendo? No, niente. Oggi, cosa? Cominciamo. Oggi, Piero Angela, Quark. Parliamo dei dinosauri. Il 24enne Adam Jones, inglese, ha deciso che correre a oltre 160 km orari con l'auto di non si sa chi fosse cosa giusta, senza patente, giusto, e che lo fosse anche causare danni alle auto parcheggiate, per fortuna non a persone. Fermato grazie a quelle cose che forano le gomme dell'auto quando c'è un inseguimento, vabbè, avete capito, e condannato a 12 mesi di carcere, Jones ha dichiarato: non avrò la patente, ma ho imparato a guidare giocando alla PlayStation. Un po' come dire: ehi, sono una pornostar affermata perché ho visto mille mina porno, o ho distrutto un arsenale nucleare perché ho sconfitto il Metal Gear. Perché bisogna sempre distinguere la vita vera dai videogiochi. Esatto. Perché poi se no, ma non tanto per evitare incidenti così che sono gravissimi, oppure per evitare altro ben più grave, ma perché se no poi tutti quanti dicono: ah, avete visto che i videogiochi fanno male, solo per questo. No, fondamentalmente. Infatti, esatto. Però per esempio ti ricordi quando da ragazzini si imitava la respirazione dei lottatori di Tekken? Io tipo certe volte camminavo come tipo facevo Lara Croft, respirava così. Non lo so, ogni tanto si imitavano. Sì, è vero. Personaggi dei fumetti, cartoni animati, e quindi anche videogiochi. Io per esempio imitavo Alex Kidd con quel pugno gigante. A chi lo dà? Mia sorella. No! Così è andata. Ciao Gaia. È per questo che sei rimasta bassina e con la faccia un po'. Ah, ok. No, non è vero, la faccia ce l'ha bellissima. Anzi, bella ragazza. Cioè, a me non mi piace che mia sorella. No! Bella ragazza. FIFA 16 esce oggi. Ok, lo so che molti di voi ce l'hanno già e me l'hanno spiattellato in faccia su Facebook. Il gioco è bello, ci sono le minne. Il gioco è più realistico di prima, ci sono le minne. Il gioco ha le rose aggiornate, ci sono le minne. Principale novità della serie, della quale però sospetto ci stuferemo molto presto perché, come dire, le donne sono scarsissime. Ok, viva le donne, non sono maschilista, anzi quasi femminista, viva le donne, eccetera, eccetera. In FIFA 16 è stato scoperto un bug curiosissimo e divertente da un utente straniero in cui il portiere Hart del Manchester City, anziché parare un rigore, pensa bene di esibire le sue indiscusse doti di ballerino, approfittando delle scamotage per svignarsela. Tanto poi il giocatore sbaglia pure. Cose che fanno ridere, sì, ma anche bestemmiare. Forse io ho un motivo per giocare a FIFA, per vederli ballare così. Ecco voi il Guitar Boy, la prima chitarra che è anche un Game Boy. Un Game Boy giocabile che è stato assemblato usando un Raspberry, una scocca di plastica resistente e soprattutto due tasti. Due! Uno per il salto e l'altro per... Fanculo! Ovviamente è anche una chitarra perfettamente funzionante, ma che senso ha costare due oggetti così diversi tra di loro? Cioè, ok, è un'idea originale, ma che cacchio c'entrano questi due oggetti l'uno con l'altro? Uno suona la chitarra e appena finito gioca al Game Boy, no? E se volesse giocare in bagno, come caspita se lo porta uno in bagno, una cosa del genere. Ricordiamo anche fatti da altri artigiani o artisti, orologio Game Boy, coprilette e coperte, cover per iPhone, cuscini e tanto, tanto altro. Ma che dici, glielo regaliamo a Giorgiorgio? Giorgiorgio sarebbe contento, secondo te, di una, certo, chitarra che fa anche da Game Boy? Perché no? E perché dalla chitarra non gliene frega niente, si terrebbe solo la parte del Game Boy, lo smonterebbe! No, è che lo imito. Lo imiti troppo bene, veramente mi preoccupa sta cosa. Vi ricordiamo che oggi saremo live su Twitch, con il giovedì Twitch alle 17.30, saremo link un'ora in insieme, un link in descrizione. Ma anche Zelda in descrizione, eh? Mario, Donkey Kong, Yoshi, Snake. Scusa, scusa. Era forte. Piangerò dopo però. Ai occhi rossi. Lo dirò alla mamma. E domenica saremo al Sira Games. Mi raccomando, veniteci a trovare a Siracusa. Esatto, amici di Milano, mi raccomando, non mancate. No, Perché, insomma, a quattro passi non ci vuole niente. Sira Games, ci sarà anche Gian Andrea Muia e Margo Moreno. Margo Moreno. Cioè Croix 89 e ora da Big Squad. Online. Online, sì. Ciao, alla prossima. Alla prossima.